Negli studi di Abruzzo Web, Giancarlo Silveri, candidato sindaco del Movimento Civico Riscatto Popolare, bentornato. Uno dei temi di attualità di questi giorni di campagna elettorale è la sicurezza sismica degli ospedali, un tema che lei conosce da ex manager dell'ASL Aquilana. Sembra che qualcuno se ne sia accorto solo adesso, gli ospedali abruzzesi sono vulnerabili, lei lo sapeva, la situazione intanto di quello dell'Aquila, che è il territorio che lei si candida a governare, qual è? Ma intanto la storia era nota, tanto che dal 2009 il governo aveva stabilito che l'Abruzzo dovesse avere circa 250 milioni di euro per la costruzione di nuovi ospedali o la ricostruzione di ospedali ormai fatiscenti. Questa cosa si è protratta poiché il governo Monti aveva utilizzato le somme messe a disposizione dal governo Berlusconi e se non c'erano i fondi non si poteva poi fare l'assegnazione, appunto l'approvazione dell'accordo di programma. La cosa si è definita nella fine del 2016 e quindi bisogna dare corso alle opere. Chiaramente quella somma non è sufficiente. Intanto bisogna dire che si parla di ospedali e sicuramente vanno salvaguardati. Adesso poi diciamo nello specifico quello che come sono i nostri. Però poi ci sono tante altre strutture sanitarie che non sono ospedali e che però danno servizi, basti pensare che ne so, ai distretti sanitari, basti pensare agli hospice, i centri di terapia del dolore, basti pensare tutta quella che è la residenzialità, quindi RSA, RP, insomma, il discorso è vastissimo. Se vogliamo limitarci soltanto agli ospedali, si può dire che l'ospedale dell'Aquila è stato ricostruito, ovvero restaurato a seguito del terremoto e per quello che ho io in memoria sicuramente i recuperi sono stati fatti con progettazioni realizzate e poi opere realizzate quando io ho diretto l'azienda, si è avuto un indice di vulnerabilità sismica nel rispetto delle norme di un minimo di 0,8 fino appunto a 1 che è il massimo possibile. Quindi l'Aquila da questo punto di vista non mi pare che dovrebbe avere problemi. Avezzano ha problemi seri, ad Avezzano abbiamo fatto interventi di carattere funzionale, ma sotto il profilo strutturale c'è da sicuramente pensare alla costruzione di un nuovo ospedale. Sulmona c'è la parte vecchia che ormai pressoché abbandonata, la parte cosiddetta nuova è stata recuperata con opere di consolidamento sismico, portandola anche quella mi pare a 0,8 e quindi insomma nel pieno rispetto delle norme. Stanno costruendo un'ulteriore ala che abbiamo iniziato noi con un'ipotesi di leasing in costruendo, e in quel momento i fondi ancora non erano assegnati, ci siamo dovuti inventare una soluzione prevista dalla norma e consentita ai direttori generali di poter realizzare. L'opera è a buon punto e sono circa 10.000 metri quadrati totalmente antisismici che uniti ai 10.000 metri quadrati per i quali abbiamo fatto noi il consolidamento sismico risolve il problema. Castel di Sangro è stato recuperato funzionalmente sotto il profilo della vulnerabilità sismica, bisogna vedere com'è, così anche Tagliacozzo sta messa abbastanza non bene. Pescina non è più ospedale, c'è ospedale di comunità, come si dice, che insomma, no? e c'è poi l'hospice e il centro di terapia del dolore, anche lì insomma, sta in condizioni critiche. Voglio dire che però i fondi che sono stati assegnati all'Abruzzo non sono sicuramente sufficienti, e bisogna anche dire che è richiesto a tutta la regione un impegno di carattere economico che si dovrà vedere come è possibile far fronte. L'idea dei leasing oppure degli accordi di programma, come si è pensato per Chieti, può essere una strada.
Quello che lascia un po' sorpresi è che problemi di questa rilevanza e anche importanza non possono essere lasciati esclusivamente alla responsabilità dei responsabili unici del provvedimento, del procedimento, che in genere sono dirigenti aziendali, ma che insomma non è che hanno assuefazione a cose di questa dimensione, di questa complessità. Per cui, a mio avviso, si sarebbe dovuto già pensare seriamente a dare, a stipulare accordi con enti preparati a cose di questo genere, facendo un supporto al responsabile unico del procedimento, che insomma gli consente di poter prendere decisioni a ragion veduta. Voglio dire, è ingeneroso, con tutta nonostante la dedizione e l'impegno dei dirigenti delle varie aziende, è ingeneroso pensare che possano loro da soli e poi indicarli al pubblico ludibrio come se fossero dei rallentatori, insomma, che cose che fanno tremare i polsi. La regione si deve industriale da questo punto di vista, o fa un nucleo aggregato a livello regionale che possa non sottrarre la materia alle ASL, ma dare supporto tecnico, giuridico, scientifico alle ASL, perché possano dare, da questo punto di vista, fare le approvazioni senza correre il rischio di dover poi essere chiamati a rispondere di cose che magari pur in buona fede, ma insomma non è che un ingegnere che fa il dirigente di un'ASL e che è impegnato quotidianamente in quella che è la costruzione di cose di non enorme entità e di manutenzioni talvolta anche straordinarie, possa fare cose che sono un progetto di finanza, un leasing, di queste cose non possono. Noi, quando l'abbiamo fatto per Sulmona, insomma, noi abbiamo dato a RUP supporto attraverso l'Università Bocconi, attraverso l'Università dell'Aquila, insomma, anche la ricostruzione stessa dell'ospedale dell'Aquila, ci siamo avvalsi della facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila per poter dare a RUP tutte le possibilità di, insomma, stare tranquillo che le cose si stavano facendo con la più alta competenza scientifica possibile. La regione questo non lo sta facendo, si sta facendo tanto rumore e purtroppo per nulla. Per chiudere brevemente sull'ospedale dell'Aquila in particolare, tra i temi usciti in campagna elettorale si è parlato di un'ipotesi di rifarlo completamente ex novo, magari nell'area di Collemaggio, e di smettere quello attuale. È un libro dei sogni oppure un progetto fattibile? Intanto perché? Cioè, vabbè, si può parlare di tutto. Si dice che è articolato in orizzontale, ma organizzato è su una faglia attiva. Ma perché Collemaggio, come sarebbe, ricordiamoci che Collemaggio è vincolato dalla sovrintendenza, le palazzine di Collemaggio sono vincolate dalla sovrintendenza, per cui non è che si può pensare di demolire Collemaggio e costruire lì un ospedale. Questa cosa la si poteva pensare subito dopo il terremoto, ma io, quando sono arrivato, avevo trovato una programmazione già fatta e approvata che prevedeva il recupero dell'esistente. Ho cercato di portare le attività di degenza nei due blocchi principali, il delta chirurgico e il delta medico, e tutto il resto lasciarlo a servizi, e la palazzina dove adesso sono le medicine sopra al CUP, utilizzarla per uffici della ASL, perché non avrebbe senso che si continui a tenere separate queste cose, per cui per raggiungere un posto rispetto all'altro si perde tempo, non c'è la possibilità di parcheggiare, insomma ci deve essere sicuramente un'aggregazione più funzionale di quella che è stata possibile fino ad ora. Collemaggio è un'area che il comune si deve decidere a destinare, perché la destinazione d'uso di Collemaggio è per necessità sanitarie. Necessità sanitarie non ci sono, bisogna mettere le cose in modo che non si faccia fare a qualcuno una grossa speculazione, che forse chissà che nella mente di qualche uno che apparteneva o
appartiene ancora alla classe dirigente aquilana non gli sia balenato per la mente. Bisogna vigilare perché è un'area preziosa che può rientrare lì. Noi proponiamo, per esempio, per quello e per tutte le altre cose preziose, pregevoli che abbiamo, gli spazi pregevoli che abbiamo, una conferenza di servizi permanente che possa vederne l'utilizzo, non la vendita, ma semmai un utilizzo promiscuo, così come previsto dalle norme, e che salvaguardi la bellezza di quello che abbiamo, l'integrità di quello che abbiamo, mettendolo a frutto così da non poterlo, da non farlo degradare. Grazie Giancarlo Silveri. A voi, a voi.